Oh no, sta succedendo di nuovo. What? No, niente, era una scena. Scusa, Questa la metto, mi sa. pensavo qualcosa di brutto, aiuto. Dopo aver scoperto quale matita fa per noi, che vi invito a vedere nel video precedente, possiamo finalmente parlare di linee. Così potete mettere anche in pratica la vostra matita preferita. Oggi senza occhiali, sono Aurin Art, ma andiamo subito alle spiegazioni, perché se no ci dilunghiamo veramente troppo. Come al solito, il corso non è gratuito, ti devi iscrivere, quindi non fare il furbo. Qui sotto, eh? In quanto artisti, usiamo le linee tantissimo nelle bozze, nella composizione, nel comprendere i volumi e anche nella gesture, così come anche nei step finali, come ad esempio il riempimento di un disegno, oppure per oppure per evidenziare un certo dettaglio per cogliere l'occhio. Ma quindi c'è un modo giusto o sbagliato per creare una linea? Come si tiene una matita? Quali sono i segreti per ottenere ciò che voglio? Beh, iniziamo col dire che una brutta linea sicuramente rovinerà un tuo disegno. E siamo certi sul fatto che vorresti migliorare questo aspetto. Ma partiamo dall'inizio. Cos'è la gesture? Basicamente la gesture è disegnare velocemente con energia e movimento. Molti cercano di rappresentare una figura al primo colpo, così facendo però si rischia di perdere il concetto di tutta l'immagine. Quindi si rischia di perdere la composizione, le proporzioni, il movimento, parti fondamentali di quelle che potrebbero essere delle caratteristiche di una illustrazione fatta e finita. Reputo che ci siano vari tipi di gesture, ognuno unico e col suo stile. Personalmente io li divido in tre macro categorie, ovvero la gesture da bozza, la parte in cui si colgono i primi concetti e le prime forme, la gesture da performance, consiste nel marcare l'armonia gestuale in una sorta di illustrazione finale, ed infine la gesture da line art, che è molto meno caotica, più precisa, e la si pratica nell'inchiostrazione o comunque in un prodotto praticamente finito. Oggi andremo a spiegare come utilizzare la mano e a darvi una consapevolezza su quelle che potrebbero essere le vostre potenzialità. Facciamo un piccolo esempio disegnando una chitarra. È probabile che la prima cosa che andrete a fare è concentrarvi troppo sui dettagli, iniziando ad esempio subito a delineare le corde della chitarra in modo preciso. Per assurdo, questo approccio vi renderà imprecisi e tremolanti. Questo succede anche con l'anatomia umana, che è una figura estremamente complessa ed è assolutamente fuorviante cercare di replicare tutti quei dettagli in una sola volta. Ed io lo so che voi vorreste iniziare subito con l'anatomia, ma ne riparleremo meglio in un altro video, eh? Prima vediamo come utilizzare la nostra mano e la matita. Nel nostro sketch dobbiamo imparare a rappresentare nel modo più grezzo possibile ciò che vogliamo illustrare, cogliendo dei semplici concetti e forme, in modo fluido, non necessariamente pulito, ma fluido. Detto questo, passiamo al prossimo punto, ovvero evitare gli errori comuni. Due problemi comunissimi sono le linee piccole senza controllo o le sfere caotiche, anche se le sfere hanno una loro funzione, soprattutto nella gesture da bozza e nel comunicare movimento e morbidezza, perché, come detto in precedenza, all'inizio si devono cogliere i primi elementi che poi andranno a comporre la vostra illustrazione finale. Diverso però il concetto: vuoi preparare una bozza o creare qualcosa di più presentabile, un'illustrazione finita? Nel secondo caso, le sfere caotiche andrebbero evitate, mentre il tratto piccolo e incerto va evitato sempre. Spesso queste linee molto confusionali fanno parte di una fase iniziale di chi vuole approcciarsi al disegno per la prima volta e comunicano incertezza, ansia e mancanza di confidenza. Ma tranquilli, è normalissimo, è veramente stranormale, non impanicatevi. Tant'è che molti artisti utilizzano deliberatamente queste tecniche, usando linee caotiche e casuali. Per questo io parlo molto anche di consapevolezza e non tanto di fare o non fare qualcosa, anche se il titolo è Non fare questi errori, ma lasciamo perdere. È tutto marketing. Vuoi fare soldi? Vuoi fare un business, fare soldi? Facciamo soldi insieme, sono una persona per bene, puoi fare società con me se vuoi. Alcuni esempi sono Glinkin, credo si dica così,
e Karl Kopinski. E come vedete sono meravigliosi. Questo però richiede molta confidenza e una conoscenza approfondita delle regole che poi si possono rompere. Ci sono anche artisti che non utilizzano nemmeno la struttura iniziale, per capirci. Tra l'altro ho parlato di strutture in un altro video, ve lo lascio qui o qui. Ma ora passiamo al movimento del corpo. Il nostro bacio, perché io non riesco più a parlare quando sono davanti a una telecamera. Il nostro braccio è formato da spalla, gomito e polso. Fortunatamente è anche di mano e di dita. Ognuna di queste parti ha il loro arco di movimento, che sul foglio andranno a dare risultati molto diversi sul tratto. Avere un tratto incerto inizialmente è normalissimo. Prendere confidenza è difficile proprio perché dobbiamo prima riconoscere i nostri punti di comfort e creare della memoria muscolare per disegnare correttamente. In linea generale, comunque, le articolazioni delle dita e del polso si utilizzano per fare dei dettagli piccoli e successivamente, alzando il gomito e utilizzando la spalla, possiamo avere dei movimenti ampi e liberi. Fate delle prove, mettetevi su un foglio a fare degli archi di movimento. Cambiate dalle dita alla spalla e vedrete tantissimo la differenza. C'è un modo giusto per impugnare la propria matita? Il metodo più accademico è questo che vi sto illustrando, anche se ho visto molti artisti impugnare la propria penna nei modi più assurdi, avendo comunque dei risultati bellissimi. L'ho visto impugnare anche così, non sto scherzando. Non mi ricordo come si chiama, è un... mi sembra che fosse un disegnatore della Marvel, ma io non so come faccia, non ne ho idea. Io ad esempio switcho da questa impugnatura accademica, che mi rende più capace di creare delle linee pulite e ampie, a questa determinata impugnatura, che nessuno ve la consiglierebbe, ma soggettivamente parlando mi permette di avere più controllo sul tratto e di creare dei dettagli precisi. Se state guardando questo video e state provando le mie impugnature e vi rendete conto che non ce la fate, che è sporco, che è un tratto scomodo, non insistete. Cercate il vostro metodo per rendervi più puliti ed efficaci. Come vedete, il percorso creativo non è solo studio, ma sono anche scelte consapevoli e soggettive che vanno in base alle proprie capacità e comfort. Adesso parleremo di velocità, quindi la giusta velocità del tratto. L'obiettivo quando produciamo una linea abbozzata è essere fluidi, rilassati e sicuri di sé. Per la linea quindi ci vuole la giusta velocità. Sei troppo lento, la tua mano sarà incerta e tremolante. Sei troppo veloce, la tua linea probabilmente andrà per gli affari suoi. Dovresti disegnare veloce abbastanza da sentire la giusta energia, lento abbastanza per controllarla. Se inizi ad accorgerti che stai praticamente scarabocchiando il foglio, prenditi una pausa, respira. Questo è dovuto al fatto di pensare più veloce della nostra mano. Cerca di disegnare con consapevolezza e con un obiettivo specifico. Prima di appoggiare la matita sul foglio, visualizza la linea che devi tratteggiare e quali forme compongono il tuo soggetto. Questo ti aiuterà ad avere una linea più pulita e consapevole, soprattutto quando si dovrà fare una line art. Passiamo al prossimo concetto, ovvero il follow through, the keep going of motion. Lo so, è in inglese, ma in breve significa il movimento che continua. Prendiamo ad esempio il baseball. La prima cosa che vediamo è che l'arco di movimento del giocatore continua fino quasi ad arrivare dietro il suo petto. Questo movimento dà un risultato in una maggiore potenza della linea di tiro e in una maggiore precisione. Per il tratto vale la stessa identica cosa. Anche se so che la mia linea finirà in quel determinato punto, farò comunque continuare la mano, staccando la linea nel momento giusto. In questo modo rendo la linea più grossa all'inizio e più fina verso la fine. Quindi, quando andrò a disegnare con questa tecnica, le mie imprecisioni si noteranno a malapena, poiché la fine della mia linea sarà a malapena percettibile, permettendomi di avere più controllo sul prodotto finale. La linea senza il movimento che continua, come vedete, è ben diversa, non ha lo stesso effetto. Non disegnare con le dita affinché tu non debba fare dei dettagli piccolissimi. Cercate sempre di usare polso e gomito. C'è un modo per evitare di sbagliare la linea al primo colpo? Certo, esiste il ghosting.
Si tratta di provare più volte il movimento della linea prima di decidersi a tratteggiarla. Il ghosting ha moltissimi benefici. Linee pulite meno tratteggiate, più confidenza e vai ad allenare il movimento del tuo braccio. È un esercizio utilissimo e, come ogni cosa, più lo praticherai e meno ti servirà man mano che andrai avanti. Parliamo anche del nostro foglio, ovvero ruotare il foglio. Lo so, per chi ha fatto l'artistico come me o altre scuole di questo tipo si sarà sentito dire: baggianate, non si ruota il foglio! Perché non dovrei ruotarlo? Perché il tratto, il gesto, non si fa, è così e basta. Quando... No, non posso metterla questa, non posso assolutamente, no. Il discorso ha senso se si pratica sulle linee, quindi nel momento in cui fai questo gesto ripetutamente. Ma se invece dovete creare un'illustrazione ed incollate il foglio sul vostro banco, finirete comunque per ruotare voi stessi, quindi no. Non è che cambia così tanto. Non tutti i gesti vengono così naturali. Ci sono certe direzioni e certe posizioni super scomode, semplicemente perché vanno contro al movimento naturale del polso, gomito e spalla. Cerca di capire qual è la posizione migliore per te e usala a tuo vantaggio, spostando anche il foglio. Qui, ragazzi, impugnate i vostri sketchbook e fate delle prove, ok? Può capitare che un giorno dovrete disegnare su delle superfici più statiche come la lavagna, ma non vi preoccupate, se la tela non si muove potete sempre muovere voi stessi e comunque con la pratica vi verrà sempre meglio, non avrete nessun tipo di problema. Però finché si può migliorare l'esperienza del disegno, facciamolo. Per me l'importante è essere efficaci. Poi c'è un argomento che riguarda le linee, ovvero le linee semplici. Esistono, in linea generale, tre tipi di linee: la linea eretta, la linea C e la linea S. Quando ti senti in difficoltà, prova ad utilizzare queste linee. Disegnare direttamente una linea complessa, oltre ad essere difficile, è anche intimidatorio e poi vi complicate la vita per niente. Usa, per prima cosa, la struttura di base, argomento di cui ho parlato in un video importantissimo che vi lascio qui sopra. E solo dopo crea una outline, quindi la linea esterna, usando le regole descritte in precedenza e queste linee. Vedrai subito la differenza. È ovvio che con la pratica si possa disegnare anche senza struttura e senza gesture, ma è veramente un livello altissimo. Ci vuole una pratica di tutta una vita. Calcolate comunque che la qualità del tratto non dipende solo dalla vostra mano, ma anche dello strumento che utilizzate. In questo caso abbiamo le matite e quindi bisogna considerare la loro punta. La mina ha quasi un ruolo fondamentale. Può essere super appuntita, piatta, arrotondata e poi ci sono altri mille modi in cui si possono utilizzare le matite, veramente tantissime. Andremo a trattare anche questi modi, ovviamente. Mi sembrava comunque giusto accennarvelo anche in questo video. Non ti preoccupare troppo all'inizio dei dettagli e di creare illustrazioni incredibili. Cerca di cogliere le prime forme e i primi concetti nel modo più semplice possibile. La cosa bella del gesture drawing è che ti richiede veramente pochissimo tempo. Puoi farlo in 5 minuti. Prendi un soggetto e cerca di abbozzarlo nel modo più libero possibile. All'inizio ci saranno sicuramente delle difficoltà, ma è normale. Poi vedrai che con la pratica avrai sempre più confidenza con la linea e sempre più confidenza anche con i soggetti. Nel prossimo video vi spiegherò come disegnando delle semplicissime foche simpatiche. Ragazzi, abbiamo finito, io sono super contenta. Feedback ragazzi, davvero feedback, domande, io vi rispondo. Se avete dei dubbi, così li metto nei prossimi video. Iscrivetevi, mi state aiutando tantissimo, sono super contenta. Noi ci vediamo in questo prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.